La gestione del materiale gioca un importante ruolo ecologico ed economico nella costruzione di tunnel. Durante gli scavi vengono generate enormi quantità di roccia e pietrame, il cosiddetto materiale di scavo. Per la NEAD del San Gottardo, il materiale di scavo costituisce una preziosa materia prima. L'obiettivo principale della gestione dei materiali consiste nel riutilizzare la quantità massima possibile di questa materia prima. Nella sola galleria di base del San Gottardo, i minatori estraggono dalla montagna 25 milioni di tonnellate di roccia. Ciò corrisponde ad un volume pari a 5 volte quello della piramide di Cheope, in Egitto. Dopo lo scavo dei tubi, si procede al loro consolidamento mediante del calcestruzzo spruzzato e la sistemazione interna. Questi interventi necessitano di grandi quantità di calcestruzzo. Circa il 40% del materiale di scavo può essere riutilizzato per la preparazione del calcestruzzo. Grazie a questa indipendenza produttiva, Alptransit San Gottardo S.A. contribuisce a preservare preziose risorse naturali di ghiaia e sabbia. Il materiale di scavo viene frantumato già in galleria. In seguito viene trasportato con il treno di cantiere o mediante nastri trasportatori. Eccetto Hersfeld, tutti i cantieri Alptransit dispongono di propri impianti per la preparazione della ghiaia dal materiale di scavo. Per la produzione dei diversi tipi di calcestruzzo servono, oltre al cemento, all'acqua e agli inerti, diversi aggregati. Negli impianti per la preparazione della ghiaia, attraverso i processi di frantumazione, lavaggio, vagliatura e arrotondamento, si producono aggregati di 6 differenti grandezze. Gli ingegneri controllano la qualità nei laboratori del calcestruzzo. Il calcestruzzo deve costantemente soddisfare elevate esigenze. In galleria, il calcestruzzo finito viene fornito direttamente ai cantieri da tamburi di trasporto. Una vera e propria sfida logistica. Nonostante le lunghe vie d'accesso, il calcestruzzo deve arrivare al momento giusto e nella consistenza giusta al luogo del suo utilizzo. Il calcestruzzo e il pregiato materiale di scavo servono anche all'esterno della galleria. Sono ad esempio impiegati nelle opere per le linee d'accesso come la galleria a cielo aperto, i ponti o i riempimenti dei terrapieni. Il materiale rimanente viene depositato o riutilizzato per opere di rinaturazione. I trasporti dei materiali vengono effettuati preservando il più possibile l'ambiente e sfruttando dunque, per quanto possibile, i treni di cantiere o i circa 70 km di nastri trasportatori installati sui diversi cantieri. Dal cantiere di Bodio è stato addirittura costruito un cunicolo lungo 3 km verso la discarica Buzza di Biasca, nella Valle di Blegno. Quest'opera ha permesso di evitare migliaia di viaggi con camion. La qualità di materiale prodotto e la sua porzione adatta al riutilizzo dipendono dalla qualità della roccia e possono variare considerevolmente. I depositi provvisori permettono di evitare penurie d'approvvigionamento del calcestruzzo o dei terrapieni. Il materiale per la produzione del calcestruzzo deve essere sempre disponibile. La gestione coerente e ben concepita dei materiali di scavo di Alptransit San Gottardo S.A. rappresenta un successo sia economico sia ecologico.